Buon pomeriggio, ci siamo anche oggi, ci occuperemo di medicina in particolare, ci soffermeremo sulle corrette abitudini alimentari che tanto aiutano a prevenire disturbi, soprattutto e patologie. Lo facciamo insieme ad un esperto in studio, grazie per essere con noi, per essere tornata a Valentina Mazzuca, la dottoressa Valentina Mazzuca. Dottoressa, cominciamo subito col dire che oggi, insomma, gli l'alimentazione è diventata una vera e propria filosofia di vita. C'è una corsa, ad esempio, agli alimenti senza glutine. La domanda è, ma vanno bene per tutti i tipi di dieta? Assolutamente no. E, come appunto diceva poc'anzi, la questione di questa moda nutrizionale poi specifica, come nel caso di fare una dieta, nel caso di percorrere un programma, ad esempio, senza glutine, non apporta benefici se un soggetto comunque ha un intestino, un villo intestinale, perché parte tutto da lì la patologia celiaca che è sano. Quindi non vedo il perché noi dobbiamo andare a evitare in qualche modo di bonificare, perché anche il glutine serve in una percentuale molto piccola al nutrimento. Vado ad eliminare completamente l'introito appunto di questa proteina del glutine. Lo vado ad eliminare completamente per 30 giorni, 60 giorni, eccetera, eccetera. Il riscontro è positivo, ma in realtà il danno che vado a fare è molto maggiore rispetto appunto alla positività poi di questa dieta che vado a fare in qualche modo. Quindi che cosa mi succede? Che nel momento in cui vado a reintegrare la mia alimentazione anche con una semplice fetta di pane durante i pasti principali, o inizio a mangiare di nuovo la pasta con il glutine, quindi la pasta che consumiamo abitualmente, che cosa succede? Che inizio ad avere fenomeni di stipsi, posso avere fenomeni di gonfiore e quindi poi una persona che non è preparata associa il fatto di reintegrare l'alimentazione senza glutine con una sensibilità al glutine, quindi perché poi si fa l'autodiagnosi che è sempre sbagliatissimo. Ma non è questo neanche il grosso problema è che noi non sappiamo che in questi prodotti senza glutine, ovviamente per esaltare in qualche modo il sapore derivato dalla privazione del glutine, tendono ad usare molti grassi e molto olio, che può essere dall'olio d'oliva, sicuramente benefico, ma in quantità molto maggiori rispetto ad un quantitativo classico, e quindi si rischia di fare esattamente l'opposto, cioè si potrebbe addirittura Quali ingrassare. sono i danni rispetto, lei ha parlato proprio di veri e propri danni per l'organismo da alimenti senza glutine per una persona che non è celiaca? Quali sono? Beh, il danno è questo, nel senso che si può avere questo effetto yo-yo, nel senso che io tento di eliminare l'alimento senza glutine, mi sgonfio per un periodo, dopodiché con la reintegrazione inizio di nuovo a gonfiarmi, oppure può capitare esattamente il contrario, che mi gonfio paradossalmente e non riesco a trovare il beneficio. Allora, la fermiamo, abbiamo dato un'indicazione molto importante, c'era una telefonata ma è caduta la linea, preghiamo chi è in linea di richiamare. Grazie, vi ricordo proprio in questo frangente che potete chiamarci e porre direttamente delle domande alla dottoressa Mazzuca. Dunque, abbiamo chiarito per gli alimenti senza glutine destinati solo ai celiaci. Altra moda, pasta e pane integrali. Vanno sempre bene anche qui. Allora, qui dobbiamo immediatamente fare affidamento sul nostro occhio, nel senso che è Allora, molto. la fermo perché Sì. abbiamo una telefonata, poi chiudiamo questo argomento. Pronto? 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 Non riusciamo a sentire, adesso forse sì, pronto? Caduta la linea. Non riusciamo a metterci in contatto con il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice. Speriamo, insomma, di recuperare e di superare questi problemi di linea telefonica. Dottoressa, allora dicevamo pasta e pane integrali. Allora, qui stavo dicendo, incorre immediatamente il nostro buon senso, soprattutto quando entriamo in un supermercato, in qualsiasi negozio, insomma, alimentare, l'occhio deve farla da padrona, nel senso che purtroppo ad oggi
anche qui è diventata una moda, quindi anche le grandi case che producono pasta, pane, eccetera, eccetera, che producono pasta e derivati da prodotti da forno, ad esempio, quindi la fetta biscottata e il cracker, che cosa fanno? Tendono. Allora, la fermo perché ci riproviamo con la telefonata. Pronto? 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 Mi sentite? Finalmente la sentiamo, pronto? Pronto? Pronto, mi sentite? Non riusciamo ad avere questo contatto, prego i nostri tecnici di... Sì, 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 io vi sento perfetto. Adesso sì, adesso anche noi riusciamo a sentirla finalmente. Da dove ci chiama? Sì, sì, una domanda velocissima. Sì. Mi allora, come io sono operata... Signora, mi abbassa il volume del televisore gentilmente e noi ci sentiamo solo per telefono perché altrimenti non riusciremo mai a parlarci. Sì, esatto. Perfetto. Abbastanza, sì. Va benissimo. Qual è la domanda per la nostra dottoressa? La domanda sia questa. Come io sono operata all'anca, mi ha messo la protesi. Sì. Sia col ginocchio. Sì. Pronto? Quindi lei vuole sapere tutta la linea. Non so se la domanda fosse, poteva essere che tipo di alimentazione seguire in questi casi dopo un intervento chirurgico. All'anca, se non ho capito sì, male. Sì, all'anca e al ginocchio. Là sicuramente se c'è innanzitutto un eccesso di peso si deve perdere, questo è poco ma sicuro, anche se parliamo di 7-8 kg è molto importante proprio per la ripresa stessa e per le terapie che di solito fanno fare. E per l'anca sicuramente è molto importante tutti quei cibi che tendono in qualche modo ad aiutare il ripristino osseo, quindi se ci sta ascoltando la signora può optare per le famose spezie che anche queste ora sono di moda ma sono vecchie come il mondo, quindi abbiamo la curcuma e lo zenzero, inseriti e potenziati in alcuni alimenti come può essere il pepe nero associato alla curcuma e quindi utilizzarli tranquillamente nei nostri alimenti, dai legumi eccetera eccetera, legumi in particolar modo i ceci che possono aiutare tantissimo. Ad oggi abbiamo ad esempio il broccolo, il cavolfiore come anche verdura di stagione che aiutano molto, la zucca che paradossalmente ha delle proprietà molto alte di calcificazione, noi queste cose spesso non le sappiamo, quindi iniziare un percorso del genere, iniziare ad eliminare tutti quegli alimenti che possono in qualche modo creare ristagno o comunque creare una problematica sempre a livello di una corretta calcificazione, indipendentemente dall'operazione a meno, che possono essere ovviamente i salumi, gli insaccati, formaggi molto grassi, questo dovrebbe essere un'alimentazione da attuare per almeno un paio di mesi, tentare di pulire l'organismo, di aumentare il sistema immunitario e soprattutto di camminare, quella è alla base, proprio per cercare di riattivare un pochino la situazione e di limitare anche i carboidrati, quindi l'utilizzo anche della pasta bianca è optabile con l'utilizzo ad esempio della pasta integrale, quella buona di cui stavamo parlando prima, o comunque una pasta altamente proteica, per un periodo, ripeto, che va dai 30 ai 60 giorni, se c'è stata un'operazione ovviamente fresca, in atto, quindi se la signora è stata operata da 10-20 giorni, eccetera, eccetera, questo sarebbe, diciamo, l'attacco alimentare consigliato. Quindi speriamo che insomma, la nostra telespettatrice sia rimasta con noi e abbia seguito i suoi suggerimenti. Chiaramente se invece la domanda doveva essere qualcos'altro, siamo sempre qui a sua disposizione. Chiudiamo invece l'argomento relativo alla pasta integrale, al pane integrale, se va bene sempre, se può sostituire la pasta bianca, il pane bianco, oppure è indicato solo per alcuni periodi o solo per alcune persone. No, quello a livello proprio di salute e di stile di vita sarebbe assolutamente da sostituire alla farina bianca ad oggi. Negli ultimi 2-3 anni purtroppo è così, è inutile girarci intorno. Non è una demonizzazione, ma è semplicemente un dato di fatto. E io la fermo perché ci riproviamo con la telefonata. Pronto? È pronto, buonasera. Buonasera a lei. La dottoressa. Sì, da dove ci chiama? Da Cosenza. Sì, volevo prego. Sapere cosa ne pensa, dato che in questo periodo si parla molto di, diciamo, l'influenza intestinale, dell'uso dei fermenti lattici nei bambini. Bambini dai 2 ai 5 anni, anche come prevenzione, volevo sapere lei cosa pensa. Grazie. Grazie a lei. Allora, per quanto riguarda più che fermenti lattici, io parlerei immediatamente di probiotici, che sono praticamente
saremmo noi, giusto per far capire l'esempio, mentre i prebiotici sono quelli di cui si nutre il probiotico, che sono i fermenti lattici poi. Quindi un buon utilizzo anche di probiotici sarebbe ideale nel momento in cui soprattutto un bambino non è stato allattato naturalmente, quindi al seno. Quindi a ridosso poi dell'integrazione di un latte artificiale, 2, 3 anni, eccetera, eccetera. Poi si passa di solito anche al latte vaccino. L'ideale sarebbe per questo tipo di bambini, quindi alimentati prima con latte artificiale e poi a ridosso dei 4-5 anni, come diceva il signore, frequentano anche altri bambini, possono andare all'asilo nido, il sistema immunitario tende ad abbassarsi, eccetera, eccetera. Sarebbe opportuno integrare con un buon probiotico. Quello che alza il sistema immunitario di solito sono i saccaromiceti. Quindi fare una terapia mirata, questa la dovremmo fare tutti, dal bambino che inizia ad avere contatto con altri bambini, quindi in ambienti chiusi, fino all'adulto ovviamente. Quindi un buon probiotico, una cura di un paio di mesi, 2 volte l'anno, sarebbe veramente l'ideale proprio per garantirci un aumento del sistema immunitario. E partire da subito non succede niente, ci sono anche dei probiotici che vengono inseriti ad esempio direttamente nel latte da biberon, per capire anche a casa. Però ripeto, è molto importante anche la differenziazione, cioè chi è stato alimentato con latte artificiale ha un po' più probabilità di avere comunque una flora intestinale non perfettamente integra nella sua crescita in qualche modo, mentre il latte materno già contiene tutti quei probiotici che serviranno ad alimentare la flora intestinale. E questa era la Sì. risposta del nostro telespettatore. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, qual è la domanda per la nostra dottoressa? Vorrei chiedere se che sono intollerante al latte e al lattosio Sì. e se devo mangiare tutti, se devo tagliare tutti i formaggi oppure qualcuno. Va bene, allora che indicazioni possiamo dare? Allora, se c'è un'intolleranza documentata e certificata, è il discorso sempre del fai da te di prima, se è certificata, ripeto, l'ideale sarebbe fare almeno un 20-25 giorni dove vado completamente ad eliminare formaggi, lattigini, formaggi stagionati, eccetera, eccetera, in base alle categorie, per un periodo e optarli e quindi modificarli con i formaggi famosi senza lattosio o i lattigini o i formaggi spalmabili. Nella misura, ad esempio, su 7 giorni, su una settimana, inserirli almeno 2 o 3 volte e iniziare il discorso di una dieta, tra virgolette, di eliminazione, come le chiamo io, proprio per cercare di pulire e disinfiammare questa situazione. Dopodiché si può tranquillamente iniziare ad inserire anche una volta a settimana un formaggio a nostro gusto, a nostro piacimento. Stesso discorso vale ovviamente per il latte e per tutti quegli altri prodotti come lo yogurt, i fiocchi di latte che spesso uno utilizza durante la giornata e non ci fa caso. Anche lì abbiamo tantissime alternative, dal prodotto senza lattosio a quello di capra, che è privo anch'esso di lattosio. Possiamo buttarci ad esempio su uno yogurt di tipo vegetale e quindi iniziare a modificare le abitudini. Se l'intolleranza, ripeto, c'è ed è conclamata, non possiamo farci nulla, cioè c'è semplicemente il sostituto, che può essere dal vegetale al prodotto senza lattosio, oppure comunque eliminare completamente queste cose. Allora, signora, questa è la nostra indicazione. Ha altre domande? No, poi vorrei dirle che io ho già provato a sostituire qualche Sì. alimento, però mi fa male ugualmente, quindi quello di capra va bene e quello senza lattosio. Quelli vanno bene, ripeto, anche se c'è un'intolleranza severa, dovrebbero andare bene. Poi se ci sono altre complicazioni, ripeto, non le saprei dire, nel senso che se poi ci sono altre problematiche di intolleranza, spesso poi sono legate tutte tra di loro e quindi si può avere il gonfiore come si può stare male a livello addominale, a livello Sì, intestinale. ho dolore addominale. Esatto.
L'ideale, ripeto, o eliminarli in toto, è il discorso, so che quell'alimento a me fa male. Io mangio soltanto la ricotta, gli altri formaggi li ho tolti, però non so se il parmigiano, per esempio, potrei mangiarlo e non crea problema, o solo quello di capra e di pecora vanno bene. Solo capra e pecora, purtroppo, perché l'intolleranza al lattosio, al lattuloso, che poi si fa il test, non è altro che ti indica che c'è questo deficit dell'enzima lattasi e non ci possiamo fare niente, cioè a 7 anni c'è un deficit già del 95%, quindi immaginiamo in un adulto che è un po' più sensibile. Poi ci sono persone, il discorso che faccio sempre io, arrivano ad 80 anni e continuano tranquillamente a bere il bicchiere di latte, fortuna loro a livello intestinale, però noi già partiamo con uno svantaggio in età pediatrica, quindi il discorso, signora, ripeto, o senza lattosio o vegetali, iniziare a fare anche la prova con qualche latticino vegetale, che tra l'altro latticino formaggio vegetale. Grana e parmigiano no, perché comunque contengono sempre latte, non ci possiamo fare niente. Quindi questa è la nostra indicazione. E come latte, il latte di soia va bene? Va bene, ma non esiste solo il latte di soia, signora, c'è il latte d'avena, che è molto consigliato soprattutto per disinfiammare in qualche modo l'intestino, d'orzo, di miglio, eccetera, eccetera. Bisogna sempre andare a leggere dietro, poi se non c'è qualche integrazione particolare. Il consiglio per quelli vegetali è di prevalere sempre sul biologico sicuro e certificato. Grazie per averci telefonato, grazie molte, perché quello delle intolleranze è un problema importante, ma lo affrontiamo, ma come va affrontato? Nel senso che più intolleranze insieme, poi è da sottoporre ad una dieta dal professionista, no? Non è soltanto una intolleranza che può essere curata con dei semplici consigli, no? Ci vuole una dieta mirata. Assolutamente sì, poi ci sono delle situazioni dove addirittura con dei test che vengono fatti, che può essere, ecco, l'esempio della signora, faccio il test per capire se sono sensibile, intollerante a questo lattosio, lo sono, però continuo a stare male, anche se elimino in toto quegli alimenti che possono contenere, per due motivi: o perché c'è una svista, poi non vado a leggere bene, il discorso dell'etichettatura è fondamentale, noi vediamo subito il discorso di senza lattosio, senza glutine e pensiamo che sia così, in realtà poi se vado a leggere dietro può contenere qualcosina che a me dà fastidio, posso essere intollerante al nickel. Il nickel lo troviamo dappertutto, prevalentemente in frutta, verdura. E allora lì c'è un discorso che può essere legato a sua volta anche al lattosio, cioè poi quando si innesca un'intolleranza spesso va ad intaccare anche altri sistemi. E quindi c'è bisogno o di fare un test serio riconosciuto dal Ministero, ce ne sono un paio che sono abbastanza validi, dove effettivamente dice, continuando in questa situazione, su questo percorso, si rischia di accendere la miccia di questa infiammazione che è nel corpo perché c'è una predisposizione. Oppure si inizia a fare per esclusione, cioè faccio il test per capire se sono intollerante al lattosio, faccio il patch test, che è la prima diagnosi per vedere se sono intollerante al nickel, e via dicendo. Questo sì, però può capitare che ci sono diciamo intolleranze incrociate, come sì, le chiamo la mia io. Domanda era, le intolleranze incrociate, come le chiama lei, devono essere curate da un professionista? Spesso invece tendiamo a fare da noi, ecco. No, c'è bisogno, soprattutto un primo periodo, perché poi comunque quando uno è intollerante sempre, cioè non è che si può poi fare il miracolo, ma capisce come deve. Però c'è bisogno di una guida. Una guida iniziale assolutamente, ripeto, proprio perché ci sono alcuni alimenti che non sono pochi conosciuti, si pensa che comunque questo non contenga quello rispetto ad un altro, in realtà poi non è così. Quindi primo passo sì, andare da uno specialista in questo caso, creare un piano insieme, fare una valutazione di 60-90 giorni circa, una volta che il paziente ha capito un pochino anche come muoversi a livello alimentare, quindi di prodotti confezionati, andrà solo. Certo, quindi questo è un chiarimento importante. Torniamo agli alimenti invece integrali, sì. Perché lei diceva preferibile sostituirli sempre nella sì. dieta, perché? Perché comunque contengono un alto introito di fibre che aiuta, abbiamo il secondo cervello che è l'intestino, che non viene aiutato in nessun modo, ma viene semplicemente
peggiorata la situazione. Quindi quando io sto bene anche a livello intestinale, ho un transito regolare, mi sento bene. Questa è la prima fase. Dopodiché, come posso aiutare questo intestino? Primo passo, sostituire tutti i prodotti raffinati, quindi bianchi per intenderci, con qualcosa che è di più scuro e che probabilmente non è stato raffinato tal quale, l'integrale. Ma l'integrale è semplicemente il primo gradino, c'è tutto un mondo poi dietro, ma anche sull'integrale, ripeto, ci sono un sacco di prodotti un po' civetta, nel senso che soprattutto le grandi marche, ripeto, dalla pasta ai prodotti da forno, tendono a spacciare in qualche modo un prodotto integrale, poi vado a leggere il discorso dell'etichettatura dietro e di integrale c'è veramente una percentuale irrisoria. Il vero integrale, io lo dico sempre, anche quando vado a comprare il pane fresco, perché ormai si vende dappertutto, ha una colorazione marrone molto ma molto scura. Allora lì vuol dire che sicuramente c'è un introito di farina bianca alla base, ma c'è un'altissima percentuale di farina integrale seria e quindi in questo modo sto facendo del bene in qualche modo al mio corpo, altrimenti faccio del male. Cioè, quindi leggere bene le etichette. Sì. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Sì, la sentiamo. Benvenuta innanzitutto. Grazie. Qual è la domanda per la dottoressa? Sono Mariana da Presa, accolta. Niente, io ho 70 anni. Sì. E il fatto che vado un po' fisica, prendo sempre i colchi, poi un rino, un rene che non tanto va bene e non lo so cosa devo mangiare, e la sera sono solo anche se faccio qualcosa, devo andare in bagno, però devo fare, se devo vedere che stere, capito, per poter andare, perché non vado, vado quel po' e poi non vado più, devo fare delle rimedie, avete capito, perché ho anche l'emorroide. L'intestino è un problema. Cosa consigliamo, dottoressa? Qual è la risposta migliore, soprattutto che periodo, signora? Utilizzi la zucca ora, che iniziamo a trovare. Allora, io le devo dire una cosa, io ho la colite e non posso mangiare verdure, non posso mangiare legume, mangio qualcosa. Non è così, signora, purtroppo. Il discorso è che è il troppo poi che può aumentare ancora di più queste patologie. Anche chi ha la colite deve saperla questa cosa, può tranquillamente mangiare i legumi. Dipende da come me li mangio e da come li abbino. Detto questo, con un programma mirato si può tranquillamente risolvere anche questo problemuccio. Capisco bene che anche in età avanzata ancora di più iniziano le problematiche di stipsi. Stavo dicendo, quale prodotto ora che la terra ci offre, quale prodotto migliore? Abbiamo la zucca, perché va ad agire sia nel fenomeno di stipsi, signora, che sia nel fenomeno delle emorroidi. Quindi è un ottimo antinfiammatore naturale, lei lo può fare tranquillamente passata, può farsi abbinato con un buon cereale integrale. Faccio questo discorso, la utilizzo almeno 3 volte a settimana e inizio a vedere che probabilmente qualcosa sta cambiando. Poi ovviamente è un discorso troppo grande che non possiamo fare qui ora, nel senso che ci sono determinati frutti che dovrebbe eliminare, ci sono alcuni frutti che invece vanno integrati. I legumi, ripeto, vanno bene, ma capire come li devo abbinare durante la giornata e come posso mangiarli. Per esempio, un segreto per chi ha queste problematiche sarebbe quello o di schiacciare il legume con la posata, signora, con la forchetta, oppure di passarli al famoso passa pomodoro che abbiamo tutti a casa. Sì, ho capito. Però ci sono persone invece che fanno esattamente il contrario, cioè tendono a frullare e ad omogenizzare tutto e in quel modo si hanno effettivamente problemi di colite. Il fatto che poi mi gonfio a me, capito, anche se le passo. No, ho capito. Dice la signora che insomma i legumi li consigli, le ha dato la verdura gonfia. Però signora, siccome io devo andare in pubblicità non ci possiamo fermare più di tanto. Va bene, segua quello che le ha detto la dottoressa, sì, almeno per la zucca questa settimana, sì, queste 3 volte a settimana. Vede come va, poi eventualmente ci risentiamo. Sì. Va bene. Va bene. Grazie, buona giornata, grazie a lei. Allora, buongiorno. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi subito dopo di nuovo in studio.
Abbiamo qualche problema? Allora, ci fermiamo perché dovremmo andare in pubblicità e poi subito dopo ritorniamo per parlare di corretta alimentazione. Restate con noi. Seconda parte di Parliamone, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di corretta alimentazione, lo stiamo facendo con un'esperta in studio, la dottoressa Valentina Mazzuca, lei è una nutrizionista. Nella prima parte abbiamo parlato di alimenti senza glutine, quando utilizzarli, degli alimenti integrali che sarebbe opportuno inserire nella nostra dieta e poi di tanti altri argomenti suggeriti proprio da voi telespettatori. Anzi, vi rinnovo l'invito a chiamare e porre direttamente delle domande alla dottoressa Mazzuca. Torniamo invece ad occuparci, lei diceva prima, le etichette sono fondamentali, quindi consiglio è quello di leggere sempre le etichette. Altro problema sono gli abbinamenti, non nell'alimentazione, che sono alimenti che sono tradizionalmente accettati nella nostra cultura, pensiamo alla mozzarella e al pomodoro, ma che invece nel nostro poi organismo fanno a pugni. Quali sono gli alimenti sbagliati che non dovremmo mai utilizzare insieme? E carne, per esempio, quindi alimenti altamente proteici con formaggi. Sbagliatissimo. Noi spesso invece che cosa facciamo? Visto che oggi la puntata della tematica è la moda, nel senso che è diventata una moda fare ad esempio la carne abbinata con il grana padano eccetera eccetera e poi abbinata alla verdura a sua volta, niente di più sbagliato. Andiamo semplicemente a fermentare e a creare delle problematiche al nostro secondo cervello che è l'intestino. Altro abbinamento sbagliato, i cereali abbinati alla carne. Viene in mente immediatamente la famosa tagliatella con il ragù, che nella nostra tradizione, che ci può stare, non è quello il problema, ma il discorso è della continuità, della perseveranza nel mangiare un alimento del genere. Può capitare in una settimana di preparare un piatto del genere abbinato con la carne o con il pesce più volte a settimana ed è quello il problema e quindi non riusciamo poi a capire la motivazione del perché ci gonfiamo, perché non abbiamo fenomeni di stipsi eccetera eccetera. Questi sono i due alimenti peggiori e abbinamenti peggiori. Un altro abbinamento è il discorso appunto dei latticini con alcuni cibi molto acidi come nel caso del pomodoro oppure nel caso di formaggi di latticini abbinati ad esempio agli spinaci. Questa è una cosa che spiego sempre. Per quanto riguarda gli spinaci, per questo tipo di verdura, ad esempio si tende a creare e a portare avanti la formazione di nitriti e di nitrati, che poi sono quelli che in realtà andiamo a trovare negli insaccati e nei salumi. Quindi, credo di fare qualcosa di positivo per il mio corpo. Ho la certezza di dare un nutrimento buono, come spesso viene visto, che è quello della verdura, ma che abbiamo sentito prima, anche verdura e frutta, purtroppo celano delle inside, come un'alta presenza di nichel, eccetera, eccetera, ma non sono ovviamente da demonizzare rispetto a carne e pesce, che purtroppo ad oggi è un pochino subdola l'utilizzo purtroppo di questi tipi di prodotti a base di carne, quindi sia di pesce ittica oppure di carne di origine animale. E in più creano appunto questi discorsi di predisposizione a fenomeni che possono essere di putrefazione nel corpo e noi non ce la accorgiamo e quindi invece di andare a perdere peso, anche facendo semplicemente due pasti al giorno, abbinando queste cose in maniera completamente sbagliata, io mi vado solo a gonfiare, vado a perdere liquidi, inizio a perdere massa muscolare e alla fine non ho risolto niente. E quindi poi con l'integrazione in un'alimentazione che ritorna ad essere normale, con le abitudini poi di ognuno di noi, ci gonfiamo e ingrassiamo. Ecco perché poi ci sono questi fenomeni di effetto yo-yo, perché abbiamo questi sbalzi poi a livello nutrizionale e gli abbinamenti che non sono corretti.
Questo è un periodo, insomma, ricominciata la scuola, quindi particolare attenzione nelle famiglie, chiaramente per i bambini e per i ragazzi che seguono le lezioni. L'abbiamo detto molte volte, importantissima la colazione, ma una corretta alimentazione per un bambino e un ragazzo, insomma, in questo periodo particolarmente impegnati, perché non è soltanto lo studio, poi ricominciano le attività extrascolastiche. Quali consigli per le mamme? Allora, sicuramente se c'è un'attività sportiva in atto, comunque un'attività extrascolastica che impegna molto, l'ideale è sempre quello di tentare di non far saltare mai la merenda, che è il pasto quello del pomeriggio. Come la posso gestire questa merenda? Non deve essere sempre comunque lo stesso alimento o comunque la stessa dolcino che posso preparare anche a casa con tutti i prodotti naturali, ma cercare di variegare il più possibile, soprattutto nel periodo dell'adolescenza e subito dopo la pubertà. C'è bisogno di un alto introito di calcio, e io dove lo vado a trovare questo calcio? Lo posso trovare nel cioccolato fondente, come lo posso andare a trovare, e serve anche tantissimo zinco, come lo posso andare a trovare nelle spezie e nelle erbe, come può essere il basilico. Quindi anche qui la mamma, che è il gioco forza fino ad una certa età, può sicuramente giostrare un'alimentazione molto particolare. Il pomeriggio il bambino potrebbe optare per un sano yogurt, ce ne sono tantissimi anche in commercio, c'è il kefir per esempio, che viene fatto a casa, poi può essere fatto con il latte o con l'acqua, con il latte sono dei probiotici naturali, allora posso andare a lavorare lì, abbinata anche ad un po' di frutta secca, cioè iniziare a far cambiare anche le abitudini ai nostri ragazzi. Faccio io un dolcino a casa, ne mangia un pezzetto abbinato ad un frutto, e questo è l'unico metodo per garantire anche una certa serenità, soprattutto perché ci sono tanti di quegli sbalzi ormonali nel periodo della pubertà, molto ma molto importanti e severi. Soprattutto nel maschio è molto importante l'utilizzo di qualcosa che va a regolarizzare gli ormoni, come nel caso ad esempio della pera, che è un frutto appunto che normalizza gli ormoni. Ad oggi abbiamo ancora di più a nostra disposizione, abbiamo l'uva ad esempio, in soggetti e in ragazzini che sono molto in sovrappeso. Paradossalmente, essendo un ottimo e un forte depuratore del fegato, mi aiuta anche ad eliminare tutte quelle scorie negative. Il discorso di prima, non funziona l'intestino, secondo cervello, non funziona bene il fegato, io avrò bambini iperattivi, adolescenti nervosi, eccetera, eccetera, che non trovano il giusto equilibrio nel corpo. Quindi ci sono tantissimi alimenti che noi possiamo cambiare tranquillamente, ma anche il prodotto ovviamente confezionato, quello sicuro, serio, come il discorso dell'integrale. Ci sono prodotti fatti con farina d'orzo, con la farina di riso, cioè possiamo veramente spaziare come vogliamo. L'importante è il discorso sempre di trovare un prodotto il più naturale possibile, quindi affidiamoci sempre come spuntino e merenda alla frutta, che non fa mai male, abbinata ad esempio ad un po' di frutta secca. E lì abbiamo fatto un mix perfetto di energia, di ampliamento in qualche modo anche delle capacità del ragazzino o della ragazzina, e di conseguenza avremmo figli sicuramente un pochino più sereni, perché purtroppo tutti i prodotti confezionati contengono tante di quelle sostanze subdole, come può essere un carico eccessivo di zucchero, come possono essere tantissime altre cose che tendono a gonfiarli, i famosi grassi idrogenati. Ecco il discorso dell'etichetta civetta, poi senza grassi idrogenati, perfettamente d'accordo. Vado a leggere dietro, c'è un contenuto altissimo di zuccheri scritti sotto forma di carboidrato. Per questo è importante, ci vorrebbe un'educazione proprio nelle scuole su questo, da questo punto di vista. Quindi eliminiamo l'industriale il più possibile, se ci rendiamo conto che c'è un bambino o un ragazzino che è in affaticamento, in una situazione di fatica in quel momento, e facciamo una prova anche per 30 giorni a fare il dolcino a casa, abbinare lo yogurt e la frutta. La merenda è lo spuntino ideale, anche a scuola si trovano tranquillamente le opzioni, non è difficile, non ci deve essere per forza il panino che è la cosa più facile da portare, no, ci sono tantissime altre opzioni. E per tutti resta però la regola dei 5 pasti al giorno, che dovrebbe essere la regola salutare in una corretta alimentazione. Quella è la base.
però ci possono essere alcuni soggetti che hanno bisogno, ad esempio, di mangiare 3 volte al giorno in determinate situazioni e per un periodo di tempo molto limitato, come ci sono alcuni soggetti che hanno bisogno di mangiare ogni 2 ore, 2 ore e mezzo circa. Quindi si potrebbe arrivare anche ad un introito di 6-7 pasti. Ovviamente i pasti principali sono colazione, pranzo e cena. Non devono mai essere saltati, altrimenti si innesca appunto questo meccanismo di fatica del corpo, si può andare in chetosi perché si mangia poco, non mangio bene, mangio poco e faccio abbinamenti sbagliati. Quindi 5 pasti al giorno è l'ideale. Iniziare con una colazione molto abbondante, ma l'abbondanza non deve essere ovviamente sinonimo di un prodotto di scarsa qualità. Quindi mi sta bene anche il cornetto la mattina in una persona che non ha patologie o comunque problematiche particolari. Mi sta bene anche il cappuccino in qualche modo, che sono le abitudini dell'italiano, però io posso anche optare per fare il discorso di una buona tazza di tè verde, una buona tazza di tè bianco, di un caffè anche fatto con un caffè pregiato, ne abbiamo tantissimi anche noi, abbinata ad un frutto, abbinata alla frutta secca, abbinata ad una buona fetta di pane integrale con il miele. Per me questa è la colazione veramente per eccellenza, perché oltre a donare energia, ripeto, in una persona che non ha problemi, oltre a donare energia, mi libera quegli zuccheri che mi serviranno durante la mattinata in maniera ponderata e graduale, in modo tale che non ho picchi glicemici, insulinemici, non ho sbalzi, ripeto, di umore, perché poi lo zucchero è legato all'umore, è una dipendenza, e quindi poi riverserò questo mio malumore mangiando 2 piatti di pasta poi a pranzo. Ecco, questo è il discorso, e si inizia piano piano il corpo a riequilibrare. 5 pasti al giorno è l'ideale in una persona che non ha patologie. Certo, invece, dottoressa, qual è l'alimentazione corretta in gravidanza? Allora, l'alimentazione corretta in gravidanza si deve partire subito con un ottimo introito di folati. I folati sono i precursori, possiamo definirli come la mamma o il papà, dell'acido folico. Quindi se io già faccio nella mia alimentazione, anche prima della gravidanza, no? Inizio ovviamente a cambiare le mie abitudini, perché anche l'alimentazione influisce molto sulla fertilità, e questo ci tengo a sottolinearlo, come anche determinate intolleranze possono creare dei fenomeni di infertilità. Vedi l'intolleranza al glutine. C'è un'alta percentuale di infertilità proprio legata al fatto che spesso non si sa di essere celiaci o non si sa di essere sensibile al glutine, perché negli ultimi 4-5 anni è uscita anche questa cosa, e quindi si fa molta fatica a rimanere in attesa, a restare incinta. Quindi stavo dicendo, in gravidanza folati, dove li vado a trovare? Cereali integrali, cereali per la prima colazione selezionati, li trovo nella carne, li trovo prevalentemente nella frutta secca. Quindi una volta che io già so che nella mia alimentazione ho comunque spazio su queste cose, riequilibro un pochino il tutto e vado avanti. Servirebbero 400 microgrammi al giorno del famoso acido folico. Quindi o si integra con una buona quota di acido folico in maniera artificiale, quindi con un integratore serio e mirato, più l'utilizzo di questi alimenti che lo contengono già naturalmente, il cioccolato senza zucchero, il cioccolato fondente ma quello serio, oppure anche il cioccolato al latte, una buona integrazione di folati, a lungo termine inizia a vedere ovviamente anche dei cambiamenti, sia a livello di ormonale nella donna, e sì ovviamente nell'attesa di una gravidanza. Dopodiché di solito poi si passa a creare degli step, nel senso che nel primo trimestre c'è bisogno ovviamente di molta frutta, di molta verdura, proprio per cercare di trarre il più possibile il discorso dei folati. Stagione ideale anche ora, siamo fortunati poi. E broccolo nero, fantastico, ricchissimo di acido folico, come il discorso di prima della zucca che ne contiene 16 microgrammi, è pochissimo, però io inserita con tutto il contesto di quegli alimenti che abbiamo detto mi porterà a dei livelli molto alti di acido folico. E poi a seguire abbiamo anche il cavolfiore, quindi la famiglia delle crucifere. Chi
ha intenzione, ovviamente sta pensando di progettare, di mettere in cantiere un bebè, queste sono le cose fondamentali da fare e iniziare ad eliminare, non dico completamente, ma di ridurre, questo poi è il discorso, la carne e i salumi, che sono alla base, ovviamente noi sappiamo tutti, della famosa toxoplasmosi, ma che possiamo prendere tranquillamente anche dalla frutta. Io ci tengo a precisare questa cosa perché spesso poi vedi, ci sono sempre delle paure nascoste che sono retaggi culturali. Quindi anche la toxoplasmosi da una frutta che non è lavata bene, come dal fatto che io ho toccato la carne per cucinarla e non ho lavato dopo le mani. Cioè c'è tutto un meccanismo dietro. Quindi primo trimestre è importante questo introito. Secondo trimestre si deve stare molto attenti al peso, quindi ridurre l'utilizzo di molti carboidrati che possono essere raffinati o carboidrati anche integrali. E si dovrebbe viaggiare in una gravidanza perfetta sotto il punto di vista nutrizionale, cercare di portare poi la crescita del feto intorno al settimo mese, inizio ottavo mese, intorno ad 1,4-1,5 kg, perché poi il gioco forza lo fa l'ottavo mese, cioè tutti i 9 mesi, ma in realtà poi quello che è fondamentale. Che e fa... il perché, che cosa succede all'ottavo mese lo diremo subito dopo la telefonata. Pronto? Pronto. Benvenuta. Buongiorno. Qual è la domanda per la nostra dottoressa? Allora, è completamente diverso da quello che state parlando adesso. Volevo semplicemente chiedere alla dottoressa, siccome io ho allergia al nickel, praticamente quasi in tutti i cibi, visto che si parla tanto di mangiare frutta e verdura, come mi posso regolare? Cosa devo mangiare? Allora, e che danni porta il nickel? Allora, come danni si possono vedere sia danni cutanei, quindi un rash cutaneo, un'allergia continua, non so se nel caso della signora. O no, purtroppo no. Si può avere questa ritenzione idrica che va a sfociare poi in gonfiore e quindi un aumento di peso e non riuscire a capirne il perché. Una volta che è stata diagnosticata, come nel caso della signora, purtroppo quelli che contengono molto ma molto nickel, ripeto, sono la frutta e la verdura. Quindi c'è bisogno di riequilibrare sicuramente con un piano alimentare poi personalizzato, nel senso che c'è bisogno di capire un pochino come andare ad inserirli di nuovo questi alimenti e capire qual è quelli che ne contengono di più. Non c'è una verdura o una frutta che ne contiene di più, dipende ovviamente dal terreno di partenza e questo noi non lo sappiamo. Però ovviamente ci sono alcune accortezze, ad esempio stare attenti nel caso appunto del nickel. Prima ne ho parlato bene, ora ne parlo male, nello specifico delle crucifere. Il broccolo, queste cosine qui, contengono molto, molto nickel, per esempio. Ah, quindi cavoli, broccoli e tutto il resto. Sì, sì, sì. Come contiene tanto nickel la carne altamente lavorata, come la chiamo io, che può essere la salsiccia, possono essere il prosciutto crudo, il prosciutto cotto, tutti quegli alimenti che sono già in scatola, signora, quindi anche i legumi stessi. Se ho non... quindi preferire sempre il più possibile prodotto fresco. E attenzione, anche il discorso del nickel lo posso andare a trovare nel cioccolato. Prima ne abbiamo parlato bene, ora nel caso specifico no. Cioccolato contiene abbastanza nickel. E quindi nickel. La signora cosa può mangiare? Beh, si deve... giostrare soprattutto per quanto riguarda pesci di piccola taglia, che siamo sicuri che probabilmente non contengono grandi quantitativi, quindi abbiamo le alici, signore, al merluzzo, alle sardine, giusto per capire, selezionate e controllate. Posso abbinare una verdura che mi può essere anche una lattuga classica. Meno male, perché la lattuga non la mangiavo appunto per il fatto del nickel. No, dipende, signore, poi da come la giostriamo noi e l'abbiniamo noi, ecco perché poi, cioè dare le indicazioni ok, però è importante poi fare un programma mirato, perché altrimenti si rischia di dare anche informazioni non correttissime, ma la rucola, la lattuga forse è una di quelle che ne contiene di meno, quindi possiamo giostrarci così.
altissima attenzione, ripeto, per carne lavorata e insaccati e tutti quei prodotti che sono in scatola, a partire dal tonno in scatola, ripeto, ai legumi in scatola che per praticità noi utilizziamo quotidianamente, a volte chi fa un uso, lì dobbiamo stare molto attenti. Per quanto riguarda i legumi freschi, ovviamente anche lì il buon senso, poi capire se sono freschi o meno e tentare di fare una prova. Sì, allora io la mia domanda principale, siccome parlando con un dottore così dei miei disturbi, gonfiore addominale, stitichezza cronica e varie cose, mi diceva che poi comunque abusando del nickel, il problema finale potrebbe essere a lungo andare un tumore al colon, all'intestino, e questo è il mio timore. Sì, a lungo andare sì, ma non è una... Non è una regola, signora, nel senso che se... No, lei... è solo per sapere se c'era della, c'è del vero, insomma, sì, in questo. Sì, c'è del vero, sì. A lungo andare, se non si iniziano a prendere dei provvedimenti, ci potrebbe essere una predisposizione del corpo a questo tipo di neoplasie, a questi problemucci. Per questo è molto importante, innanzitutto, bere una buona acqua. Pulire il corpo il più possibile, ripeto, abbiamo a disposizione noi dalle tisane che vengono fatte in erboristeria, che vanno a pulire in qualche modo il corpo da questi eccessi di nickel. L'utilizzo sempre quello basilare, signore, di puntare a spendere un euro in più ma avere un prodotto sicuro. Quindi il consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un'erboristeria fidata, certificata, che le può consigliare anche delle erbe che vanno a pulire il corpo. Allora, dottoressa, io purtroppo devo chiudere. Due indicazioni. Va bene, la ringrazio comunque, signora. Dottoressa. Grazie a lei per averci telefonato. Abbiamo detto le indicazioni velocissime per la allora, signora. Allora, per chi è altamente intollerante al nickel, evitare tutto quello che è già scatolato, quindi contenuto anche in salamoia, giusto per capire a casa, in acque già zuccherate e salate, non vanno bene perché quello è il contenitore che può trasmettere ancora di più, insaccati e salumi, e carne altamente lavorata, ripeto, come può essere una salsiccia, quello sono da eliminare. Frutta e verdura purtroppo contengono un alto incremento di nickel, ma non è una regola. Perfetto, su questo ci fermiamo, grazie alla dottoressa Mazzucca per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguito, ad Enzo Leonetti in regia, vi auguriamo un buon proseguimento.